Vediamo se si vede. Sembra che si vede, vediamo. Sono cadute le mele. Qua ne sono cascate parecchie. Sono cadute col martello. Guarda quanto sono bella, eh? Ce ne stanno molte da raccogliere. Ci sono molte mele da raccogliere, qua si stanno prendendo. Domani le raccolgo. Mele cadute con vento, le ultime mele. Vedete quanto sono belle. Qua domani un quintale di mele è sicuro. Mangale. Ce la faccio, mi trovo al mio orto, ci troviamo al comune dei Marchi, 675 metri, diciamo 680 sul livello del mare, al mio orto, e ci sono altre mele, sono di meno però, comunque sia devono essere sempre necessariamente raccolte, guarda quanto sono belle, vi faccio vedere, queste sono cadute di recente. Vediamo adesso, vi faccio vedere qualcuna più grande e più bella, perché qui le ho raccolte più spesso, sì, queste sono state ieri e l'altro ieri. Allora, guardate un po' questa, vedete com'è bella questa mela, anche quest'altra è bella che è matura, e guardiamo anche quest'altra, da raccogliere e nel complesso, e anche qui ci sono mele bianche. Vedete, mele bianche. Adesso vi faccio vedere una cosa, mi ingrandisco, ecco una mela. Senza che m'acciucche. Andiamo qui, mi soffermo qui. Guardate sta bella mela. Vedete? E mi soffermo anche qui. Queste sono piccole, però sono buone. Ecco un'altra bella mela, guardate. Eccone un'altra. Queste domani le devo raccogliere. Almeno queste più belle, vedete? Sembra che non ci stanno. Eccone un'altra. La mela rigenera il sangue. Qui mi trovo il mio orto. Queste sono mele. Ad uso personale, ad uso famiglia. Sono al massimo la maturazione, adesso comincio a tirare il vento fresco, va bene. Ecco l'altra mela. Ecco, non mi avvicinare così. Guardate quanto è bella, eh? Vediamo la parte sopra. Vedete? Questa è la mela Anurka. La migliore mela che c'è. È chiamata la mela regina.